Ciao a tutti, bentornati su Fanatico Go Reloaded. Questa volta della serie Il Primo D parliamo di radio, esattamente la prima stazione radiofonica in Italia. Quando è partita? C'è da dire che parliamo degli inizi del 1900, infatti nel 1922 già trasmetteva la BBC, ma non ci occuperemo dell'Italia, quindi non faccio altro che dare la linea al video. Grazie per la visione e ai prossimi. Ciao a tutti! Possiamo definire la prima radio in assoluto in Italia Radio Araldo, in pratica il figlio dell'Araldo telefonico. L'Araldo telefonico consisteva in una trasmissione via cavo con appositi apparecchi ricevitori, diciamo una sorta di nonno della filodiffusione, il cui programma principale era un giornale parlato. Fu creato dall'ingegner Luigi Ranieri, rappresentante di Prodotti Tecnologici, le cui trasmissioni iniziarono il 19 luglio del 1909 per la sola città di Roma. L'Araldo telefonico, fra le varie trasmissioni, ha fatto addirittura sentire a Pio X le campane del risorto campanile di San Marco da Venezia a Roma. Le trasmissioni iniziavano alle ore 8 e ogni ora veniva letto un notiziario. Alle 12 veniva letta l'apertura e la chiusura dei titoli di borsa e sempre alle 12 il segnale orario veniva offerto in diretta dall'Osservatorio Astronomico del Collegio Romano. Particolarmente importante era la programmazione musicale. Ha potuto trasmettere musica dal vivo sia dal proprio studio che tramite speciali collegamenti via cavo con Augusteo e Accademia di Santa Cecilia per la musica sinfonica, Teatro Costanzi per l'opera e Teatro Adriano per le operette. Le trasmissioni furono sospese nel 1916 a causa del fallimento dell'azienda. Nel 1923 Luigi Ranieri fondò un'emittente radiofonica, Radio Araldo. Negli ultimi anni i sistemi telefonici circolari non producevano più programmi, ma si limitavano a trasmettere programmi radiofonici locali su linea telefonica a chiunque volesse evitare l'acquisto di un apparecchio radiofonico. Radio Araldo cessò le sue trasmissioni nel 1924. Grazie a tutti per la visione e al prossimo video.